Buongiorno amici, eccoci qua in tempo reale. In tempo reale giunge la notizia che il piccolo Nicola è stato ritrovato. È stato ritrovato, grazie a Dio, è una sparizione che è andata a finire bene. Bene, e insomma praticamente era scivolato in un burrone nei pressi di casa, quindi non si era allontanato molto, come era ovvio che fosse, e quindi si sono udite dei lamenti. Grazie a Dio ancora era vivo e tutto sommato in discrete condizioni. Era scivolato in questo burrone e i lamenti sono stati sentiti, sono intervenuti i carabinieri che l'hanno recuperato, e poi con un elicottero è stato portato in ospedale, dove ha potuto anche riabbracciare i genitori. Quindi una sparizione a lieto fine. Vedete, quando spariscono i bambini, specie in questa età, o si trovano nel giro di 2 o 3 giorni, oppure c'è sempre da pensare male. Ora era passata tutta la giornata di martedì, e quindi adesso ci avviavamo verso le 48 ore dalla sparizione. Certamente un bambino solo, senza acqua, senza cibo, certamente non è che può sopravvivere tanti diversi giorni. Invece i soccorsi sono stati molto celeri. Una piccola pecca è il fatto che i soccorsi dovevano scattare subito, e magari i genitori sono stati un po' superficiali all'inizio, perché hanno fatto scattare i soccorsi con 9-10 ore di ritardo, ma poi la macchina si è mossa veramente molto bene. Sono stati impegnati i volontari della protezione civile, carabinieri, polizia, soccorso alpino, e il lieto fine proprio poco fa, un'ora fa, il lieto fine. Quindi tutte quelle congetture che si erano fatte, grazie a Dio, non si sono rivelate tali, e possiamo tirare tutto un respiro di sollievo. Quindi bentornato Nicola, bentornato a casa con i genitori, e grazie a tutti coloro che hanno partecipato al ritrovamento. Un abbraccio e alla prossima. Ciao a tutti.